Asegúrate que toda la inteligencia relacionada al drone esté disponible antes de nuestra próxima discusión. La Cina pagherebbe miliardi per avere quel drone. Buon fortuna, De Falco. Buon karma. La cyber arma. Ehi, guarda, laggiù, hai visto? Controllo incrociato con logo aziendali americani. Passare a scala mondiale. Ehi, ehi. È Colossus. Karma è in una città galleggiante. È così che si sono avvicinati alla terraferma. Salazar, voglio una squadra di infiltrazione pronta in 60 minuti. Informa Briggs. Siamo vicinissimi a Menendez. Per prenderlo devo consultare il nostro oracolo. Vado da Woods nel Vault. Prima cosa... Karma... Icarus 9, atterraggio autorizzato al ponte 7. Mantenere direzione, tutto ok. Ricevuto. Icarus 9, inizia a... Canali sono aperti. Parla. Ok. I D vi identificano come ispettori sindacali. Avrete accesso a ogni area, a parte l'unica che ci interessa. Il server centrale ha un livello di sicurezza più elevato. L'accesso avviene tramite scansione retinica. E qui... entra in gioco Ziki. Insomma, con quel server potremmo individuare Karma prima di Lefant. Farid, hai trovato il file del personale? Non ancora, la cifratura è molto complessa. Sei sveglio? Conto su di te. Section, chiudo. Ecco come vive l'1%. Sai, se non fossimo in missione, mi farei un giro con qualche bellezza del posto. E il Pakistan dove lo metti? Non hai certo un bel faccino, Harper. Che c'entra la faccia? È per il corpo che farebbero la fine. OST, così si aspettano problemi. È la città più ricca del mondo. Quindi un bersaglio per Raul Menendez. Benvenuti sul canale Revival Zone. Ecco qui un altro capitolo di Black Ops 2. Pensavo che... Arrivo. Pensavo che ci fosse un capitolo con i racconti di Woods, e invece no. Comunque, non so se ve ne siete accorti, questa è una mappa da multiplayer. Adesso il nome mi sfugge, però insomma c'è. E comunque vi ricordo, per tutti i nuovi arrivati, di iscriversi, attivare la campanella, altrimenti non riceverete mai e poi mai quando io faccio i video. Commenti, like, tutte cose che aiutano il canale. Ok, con calma. Non si muova. Lo scanner rileva la presenza di materiali pericolosi. Oh, è solo un equivoco, ok? Oh, stiamo ristrutturando il piano di sotto. Sarà il materiale del cantiere. Allora. Signore, resti fermo dov'è. Peters, puoi raggiungermi, qui ho un problema. Qui c'è uno dei chips. Pensavo fossimo già fregati. Calmati, Herbert. Ti avevo detto che avrebbe funzionato. Gli scanner non hanno visto nulla. Ora mostrate gli ID e passate con disinvoltura. Salve, siamo del sindacato. Tutto qui. Non c'è molto da fare a Colossus. Che passa. Non si chiama Colossus la mappa, è un sistema automatico attivato dal tuo ID biometrico. Appena mi viene in mente ve lo dico. E comunque qui dentro non ci puoi venire nel multiplayer. Uplink, dico una cagata. Scendiamo. Wow, che roba! Questo posto è assurdo, Ehi, secondo voi quanto costa un weekend in questo posto? Comunque vi darò conferma adesso quando controllo nelle mappe, poi vi dico.
Harper perlustra l'area. Io e Salazar procediamo al punto di inserimento. Ricevuto. Dai, cacchio, Salazar. Tranquillo, stronzo. Finora tutto bene. Non potete stare qui. ID del sindacato. Ok, Section, ci sono. Bello il PDV. Colossus ha assunto delle milizie private per integrare il personale di sicurezza standard, ex militari cubani. Già, le abbiamo appena incrociate. Un ragno tecnologico. Zinghi, ora tocca a te. Che tecnologia. Harper, nella squadra di sicurezza ci sono dei mercenari. Sono ostili. Continua a indagare. Dobbiamo scoprire il loro obiettivo. Ricevuto. Ah, ma è velocissimo. Zinghi si chiama? Può attaccarsi? Dove? Attenzione a quel varco. Zinghi può saltarlo. Aspetta. Che cosa fanno? Chi? Piazzano esplosivi. Ma dove? Vogliono far saltare la nave? Non prima di aver ottenuto karma. Harper, occhi aperti! I mercenari piazzano esplosivi a bordo! Ne sto seguendo alcuni proprio ora, vengono verso di voi! Merda! Meglio muoversi! Ok, avevo sbagliato un po' strada. Per sparare? Il ragnetto non me lo ricordavo. Madonna pestifera. Ma è chiuso qua. Ah, di qua. Dunque allora, per guidare Zinghi è un bel problema. Perché questo? Fa il cazzo che gli pare. A parte tu che con sta visuale qua non vi dico che fastidio dà. No, che cadi. Vai sopra il tubo. Che siamo? Come facciamo ad andare là? Vai Zinghi! Vai! Porca miseria! Ah, forse dobbiamo andare di là. O di qua. Il segnale. E dai. È difficilissimo. Section, colpiscilo. Il ragnetto ha fatto il suo dovere. Scansione in corso. Che passa? No! Sono i mercenari! Harper, avevi ragione. Sono già nella sala server. Forza, andiamo! Dai, però...
il nostro ragnetto. Forza, forza! Accesso consentito. Pronto? E ne andiamo attraversando la porta! Scala! Via! Che musichina fantastica. Farid, devo poter identificare il nemico. Collega i mercenari elencati nei file del personale ai loro ID biometrici. Poi trasmettimi i dati. Subito. È fantastica. Ah, informazioni acquisite. Piazzo il collegamento. Farid, sicuro che funzioni? Pensavo ti fidassi di me. Ok, ci siamo. Forse Karma è stato portato a bordo insieme a scorte normali. Ricerca registro scorte, parola chiave Karma. Niente. E dai. Cerca difese automatiche, parola chiave Karma. Ci sfugge qualcosa. Già, anche secondo me. Ricerca database sicurezza, riconoscimento testuale Karma. Ecco. È la tipa. Karma non è un'arma, è una donna. Chloe Lynch, dipendente di Tacitus. Si è appena dimessa. Sappiamo il nome, scopriremo la sua posizione a bordo. Di sopra, Club Solar. Vabbè. Apri, carajo! Section, hai sentito? Altri mercenari fuori dalla porta! Farid, abbiamo nemici all'esterno. Siamo bloccati. Urca! Sì, sì. Dai. Ma... quindi? Oh! Che dobbiamo fare? Apri la porta della sala server. Ma chi viene? Contrattacche! Harper, no! Adrenaline! Ora ti mando la sua foto. Ricevuto! È la tipa che ho visto agli ascensori! È al Club Solar, ma fai in fretta. I mercenari le stanno con il fiato sul collo. La faccio io! Dai, mi gasa, mi gasa. Pam 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 pam. Oh, non me ne frego un cazzo, se mi danno il copyright non me ne frego un cazzo. Non ho intenzione di togliere questa musica. Ve lo dico, non me ne frega proprio un bel niente. Io la lascio. Dividiamoci, prendi l'ascensore per il piano di sopra. Ricevuto. Io raggiungo Harper.
fai il mio... Mycar per forze speciali americane. Vaffanculo, stammi lontano. Ok, ascoltami. La tua vita pugno è in bocca. C'è nel mirino dei terroristi. Terroristi? Ma che stai dicendo? Klaw, gli uomini di Raul Menendez. Harper, difendila, arriviamo. Sì, datti un po' una mossa però. Balliamo? Allora, ma perché ho la vaga impressione che... Ah, ecco, ero... Dove sei, Harper? Siamo sulla pista da ballo. Arrivo. Section, sono in posizione sul terrazzo del locale. Ma spara al rallentatore. Di Falco a Karma, lo inseguiamo. Reed, segui i suoi spostamenti, non devono lasciare la nave. Mercenari da flotta. Ehi, guarda, laggiù, hai visto? Eccolo, è lui. Sono perso. De Falco, blocca i segnali. Ha imbottito la nave. Presto, intercettiamolo nell'atrio. Siamo un gran casino della Madonna. Che succede? Forze speciali americane. Senti, apri l'armeria e avvisa quei colleghi. Preparatevi a combattere. Ehi, ehi, guarda, concentrati. Ehi, è molto importante. Ok, l'armeria della sicurezza. Dai, ciccio. Cos'è stato? De Falco ha fatto esplodere una bomba fuori dal locale. Alla ragazza, cazzo! Collegaci alla videosorveglianza del ponte. Taser.
È nel centro commerciale. Forza. Veloci. Ci tengono davvero a questa carta, Le Falco farà saltare la nave. Quel pezzo di merda è ancora a bordo. Non saprei, non lo vedo. Quello stronzo non deve sfuggirci. Se ne sta andando! Muoviamoci! Eccolo! Esce dal centro commerciale! Dove? Non capisco più niente! Farid, blocca il detonatore di De Falco! Ci sto lavorando! Sigillano la porta! Sono ancora passeggeri! Oh, mamma mia! Sigillano la porta! Dai, Farid, vieni! Puoi violare una SD alla stazione remota 55! Stazione 55! 55 ci sono! Apri! Configurazione! Monitoraggio e difesi di... Dai! E anche come in tutti i caduti che si rispetti, c'è sempre anche l'aeroporto, la strage dell'aeroporto. I bersagli armati vengono considerati automaticamente ostili. Hai sparato un civile? Ma vaffan... Vaffan trips. E dunque... Anche questa è la musichina da multiplayer. Ma dove devo andare? Ora le difese di Colossus possono rispondere a un attacco terroristico. I bersagli armati vengono considerati automaticamente ostili. Porca miseria. Qualsiasi bersaglio armato. Non è poi la fine del mondo. Dobbiamo muoverci, restiamo indietro. Che cavolo, sparo col cannone qui, Muovi il culo, section. Dio mamma. No. No, che qui non si passa. Dai, mi sto avvicinando. Via dei coglioni. No, non ho più niente. Ma se la perdiamo. Mi sta sparando dappertutto. Eccolo! De Falco, salga De Falco! De Falco, sono arrivato! Vieni dei ciò, stronzo! Sal, aiutami a ripulire! Quindi senza di te, i piani di Menendez per il Celerium subiranno una battuta d'arresto. Dovrà riorganizzarsi, ma non si fermerà. Avrà ciò che vuole. Io ragazzi spero che non mi censurino i video per le musiche, ma io gliele lascio tutte.